My name is Hörður Torfason. Mi chiamo Hörður Torfason, sono un artista indipendente islandese. Penso che parte del mio lavoro di artista sia anche combattere il cattivo uso del potere. The misuse of power. A 66 anni, Hörður Torfason è diventato il leader della rivoluzione silenziosa contro la finanza globale. È successo in Islanda, 320.000 abitanti su una superficie grande un terzo dell'Italia. Nell'ottobre del 2008 falliscono le tre maggiori banche del paese. Travolte dalla crisi dei subprime, non riescono a ripagare i creditori stranieri e vengono nazionalizzate dal governo del conservatore Geir Harde. Come da prassi, il governo in bancarotta accetta gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea per far fronte ai debiti. 3,5 miliardi di euro che intende chiedere agli islandesi con una manovra fiscale da 100 euro al mese a famiglia per 15 anni. Ma alla socializzazione del debito l'Islanda risponde di no. 14 settimane di manifestazioni portano alle dimissioni del governo, a nuove elezioni e a un referendum. Con il 93% dei voti, l'Islanda decide di non pagare i debiti contratti da banche private nei confronti di altri privati. When the crash came, quando è iniziata la crisi, sono andato davanti al Parlamento e ho detto alla gente che sarei stato lì tutti i giorni, a mezzogiorno. Credo che fosse il 17 ottobre del 2008. Chiedevamo al governo di dimettersi, ai vertici della Banca Nazionale di dimettersi e ai vertici delle autorità di supervisione monetaria di dimettersi. Queste erano le nostre tre richieste. Ci avete mentito, ci avete ingannato. Noi non abbiamo più fiducia in voi. Ecco perché è successo. Molta gente dice che solo perché siamo un paese piccolo. Ma io non credo. Penso che sia una questione di strategia. Se inizi, vai avanti e non ti arrendi. Lei è un esperto di economia o finanza? No. No, sono una persona molto semplice su queste questioni. Ma non c'è bisogno di studiare economia per capire quando ti stanno fregando. Stavo vivendo in uno dei paesi più ricchi del mondo. Ma dove stava questa ricchezza? Tutti stavano chiedendo denaro in prestito. Questa non è ricchezza. È una catena. La gente comune può occuparsi di finanze e di economia pur non avendone le competenze? Noi non dobbiamo capire l'economia. Siamo la società. Noi assumiamo delle persone. Li chiamiamo politici. Li assumiamo perché abbiano a che fare con la gente della finanza, ma non per diventare i loro migliori amici, volare insieme sui jet privati, far festa in quei bunga bunga o come si chiamano. Qui in Islanda siamo una miniatura, siamo solo 300.000. È molto facile vedere attraverso le cose. Secondo me quello che è successo è che ci sono poche persone che governano, che possiedono tutto, che hanno preso tutte le aziende, costruito, comprato, costruito. Ed è tutto sparito. Loro hanno sistematicamente rapinato il paese. Cos'è rimasto? Noi, i cittadini islandesi, che dovremmo pagare i loro debiti. È come un ladro che ruba tutto e poi ti manda pure il conto. Per noi diciamo no. Molto semplice. Voi pagate. I ladri devono pagare e assumersi le loro responsabilità. Il più delle volte sapevano di fare dei pessimi contratti. Rischiavano con i nostri soldi, con le nostre vite. Correggetevi, gente della finanza, perché c'è qualcosa di molto sbagliato. Tornate a studiare. Guardate che cosa avete sbagliato e correggetelo. Corrected. Così Torfason è diventato un leader in Islanda, dichiarando la propria competenza, ma ha fatto anche una tournée, diciamo, di grande successo tra gli indignados spagnoli, e l'esempio, il modello islandese circola parecchio. Io non voglio, come dire, mettere in mezzo Perotti, ma mi interessa che impressione gli fa anche quello stato d'animo
che è diffuso nei vostri confronti, mi scusi la generalizzazione. L'idea cioè che quando descrivete gli inesorabili processi economici a cui siamo predestinati, il calcolo non tenga conto come priorità della giustizia sociale, della necessità che la ricchezza iniquamente distribuita ritrovi una maggiore equità. E cosa vuole che indica? Che sono contro la giustizia sociale? Nessuno verrà qui all'infedele a dire sono contro la giustizia sociale. Però per fare un esempio concreto, per rimanere sul concreto, io personalmente credo, e la stragrande maggioranza dei miei colleghi economisti, non credo che siamo, tra virgolette, peggio del cittadino medio, nel senso che ce ne infischiamo delle situazioni di disagio, come sono rappresentate per esempio qui oggi, grosso disagio. Però il fatto di insistere sui numeri non è dovuto a durezza d'animo, è dovuto al fatto che i numeri sono i numeri. Quindi, per rimanere nel caso concreto, quando dicevo prima, il dramma dell'Italia è che può darsi che si trovi davanti a due alternative, nessuna delle quali è piacevole. Uno è fare i tagli per convincere i mercati, con i quali bisogna fare i conti purtroppo, che l'Italia non si sta avviando su una strada di default. Se non ha possibilità politica, se non riesce politicamente a fare questi tagli sono dolorosi, io non dico che non voglio fino a oggi la manovra economica che abbiamo fatto, abbiamo visto gli spread prima, non sembra avere purtroppo la manovra di oggi, fino ad oggi non basta anche perché è gran parte di carta, cioè sulla carta, ma di fatto sono molto meno dei soldi che vengono pubblicati. Che sia buona o cattiva, diciamo, i fatti sono che al 19 settembre 380 punti. E questa è un'alternativa, è dolorosa, molto dolorosa, ma è un'alternativa. L'altra alternativa è se non si riesce politicamente a fare questo, se per una scelta politica non si vuole affrontare i sacrifici sociali conseguenti, l'alternativa è fare default. Però default, voglio enfatizzare che anche il default non è quello senso, non è che uno fa default e dice poi amici come prima e ricominciamo da capo. Fare il default, come dicevo prima, può avere delle conseguenze negative notevoli, come diceva prima Piale, l'Argentina ci ha messo 6 anni a tornare ai livelli pre-default. Quindi entrambe il dramma in Italia è che entrambe le alternative comportano conseguenze negative. Io non ho nessuna difficoltà a riconoscere. Don Fasson dice una cosa che ho sentito dire da molti giovani che protestano qui in Italia: questo debito non lo abbiamo fatto noi, molto spesso è un debito che deriva da operazioni finanziarie speculative delle banche che poi si sono fatte per sopravvivere, per non fallire, pagare finanziari con soldi pubblici. Perché dovrebbe andare a detrimento del welfare, della spesa pubblica? Però il caso islandese è molto diverso dal caso italiano. Il caso islandese è dovuto essenzialmente a 3 banche. L'Islanda è piccolissima, non è grande come Bologna, come tutta, meno piccola di Bologna. Sono 3 banche che si sono espanse enormemente fino ad avere un attivo totale che era 8 volte il PIL, queste 3 banche. E l'hanno fatto, per fortuna loro, in Gran Bretagna e in Olanda. Quando sono crollate, che è una situazione in genere, prima o poi crolla, il governo inglese ha sequestrato, no, i soldi di queste banche. E il referendum era se i cittadini islandesi dovessero pagare i debiti contratti da queste 3 banche. Questa è una situazione che era enorme, appunto 8 volte il PIL. E qui non capisco perché si sono tirati dentro gli economisti contro i non economisti, lei avrebbe votato per non pagare, delle 3 banche private che erano fatte di tutti i colori, con la connivenza non solo dei politici ma anche degli islandesi, perché finché le cose andavano bene nessun islandese ha mai protestato, quindi anche il cittadino medio islandese ci ha viaggiato per lungo tempo. Quando poi tutto è crollato, erano banche private, non c'è nessun motivo per cui i cittadini islandesi devono pagare i debiti, e certo che poi ci vanno in mezzo i depositanti inglesi, che non erano ricchi, erano normalissimi cittadini come i cittadini islandesi. Ai quali non vengono pagati. Esatto. Beh, ci pensa il governo inglese, che il governo inglese ha assicurato questi depositi. Però non è tutto così semplice come sempre. Però il caso islandese è molto diverso dal caso italiano. Il caso italiano non è Banca Intesa e Unicredit che hanno accumulato 1.900 miliardi di debito che poi hanno rifilato è debito pubblico. Ha debito accumulato in gran parte negli anni 80, poi anche negli anni 90, anche recentemente tutti i governi centro-sinistra e centro-destra
l'hanno fatto. Quindi è molto diverso dal caso olandese. È vero che è stato accumulato, il debito pubblico italiano ha cominciato a aumentare tanto negli anni 80. Un giovane adesso può dire perché ci dobbiamo andare di mezzo, no, questo è legittimo. Velocemente dico una cosa, io sono Agnese, degli indignati, attivista, da anni. Una cosa la vorrei dire, non sono economista, ma vorrei che qua qualcuno avesse il coraggio di dire che il problema non è solo parlare di questioni finanziarie senza che la gente possa capire. Dico una cosa molto terra a terra, noi lavoriamo, noi produciamo tutta la ricchezza di questo paese e ci viene chiesto di fare sacrifici, mentre una classe dirigente, una cricca, una casta continua a fare i festini, a regalarsi le case, a spendere tutto al billionaire, e qui è dove va a finire la nostra ricchezza. Allora se dobbiamo fare dei paragoni tra l'Italia, la Grecia, l'Islanda, facciamo i paragoni tra l'Italia, la Grecia e l'Islanda, però con l'accortezza di avere una prospettiva globale e una prospettiva locale. La prospettiva locale è che noi abbiamo un Rais che ha il suo harem e che spende tutto e distrugge l'istruzione. Per questo le ragazze della mia età vanno con un culo flaccido, scusate il termine, ma istituzionale. Per questo, e questa cosa qua non si può risolvere se non mandandola via la casta. Il problema globale è che noi dovremmo avere la lucidità di capire perché in Italia, in Islanda, in Grecia, in Spagna, in Nord Africa, negli Stati Uniti davanti a Wall Street, la gente della nostra età e i lavoratori precari si ribellano, perché la ricchezza la produciamo noi e non è vero che non c'è una via d'uscita per crescere. La crescita è parlare di neoliberismo e indicare il problema economico in un sistema che ha fallito e che parla di lavoro materiale e immateriale in termini di sfruttamento nostro. Allora, la ricchezza la produciamo noi e deve tornare in tasca nostra in termini di welfare, e bisogna abbandonare il modello neoliberista e abbandonare la cricca che ci sta rubando tutto. Ecco, questo è stato un vero e proprio, come dice, lezione di economia politica, dice. Cerchiamo l'unica fabbrica in Italia che produce autobus, e Marchionne ce la chiude e manda il lavoro all'estero, la famosa fabbrica Italia tanto denominata da Marchionne. Ma lasciamo perdere. Ora siete 700 dipendenti, sì, se non sbaglio, più un indotto. Arriviamo intorno a 1500 persone. Praticamente tutta la vostra valle, sì, sì, la Valle Ufita, sì, sì, vive di questo, sì, sì, stabilimento. Sì, sì, sì. E poi l'import di altre cose, dei paesi, le pizzerie, trattorie, tante e tante altre cose, queste qua verranno fatte fuori tutti. Ma volevo rispondere all'onorevole. A noi, diciamo così, mal che va, ci andranno a pagare in cassa integrazione e mobilità. Questi soldi da dove si prendono? Allora, a quel punto là, perché non ci fate fare gli autobus? E questo c'è di più adesso. Io fra le diverse fabbriche automobilistiche si deve andare a chiudere quella che fornisce il servizio pubblico in Italia, no, Viale? Mi sembra quasi il contrario di qualsiasi prospettiva di politica industriale che cerchi di fare i conti anche con la crisi ambientale, oltre che con la crisi occupazionale e dei redditi che c'è non solo in Italia, ma questa nel mondo. No, si continua a pensare alla crescita con la produzione di più automobili, e si vede che cosa sta combinando la Fiat nel settore automobili, no? Mentre il trasporto pubblico, che è l'alternativa, non solo gli autobus, anche altre modalità di trasporto, ma innanzitutto gli autobus urbani, che è l'alternativa ecologica e ambientalmente compatibile a questa invasione di automobili che sta distruggendo il territorio, viene chiusa. In nome di che cosa? Di una totale assenza di politica industriale e di una delega completa al mercato, no? Cioè alle decisioni di chi ha il potere nelle mani di scegliere di volta in volta le alternative che preferisce.